Ciao a tutte, bentornate sul canale. Non spaventatevi, ho questa meravigliosa faccia perché niente, sto per uscire con le bimbe e ho deciso di accendere la telecamera così vi faccio vedere anche un pochettino cosa, come mi sto preparando, come mi sto truccando in questi giorni di estremo caldo, anche perché appunto una ragazza di voi mi aveva chiesto di commentando il mio precedente video, appunto, mi preparo con voi di farne altri così, sempre molto veloci, giusto appunto perché noi mamme non abbiamo mai tempo. E così ho colto l'occasione, ho detto: guarda, tanto mi sto preparando per uscire appunto con le bimbe. Accendo la telecamera e faccio vedere quello che faccio molto velocemente. Probabilmente ci metterò più tempo del solito perché magari vi spiego che cosa sto mettendo, però veramente 5 minuti, 5, anche perché i tempi sono sempre risicati e quindi boh, vi faccio vedere. Sto notando dall'anteprima che risulto molto lucida, sono proprio davanti alla finestra. Allora, questa lucidità potrebbe essere data dal fatto che ho appena messo la crema idratante, che tra l'altro è anche illuminante, quindi non vorrei mai che fosse questo sparo di lucidità fosse dovuto a quello. Comunque, in secondo luogo, mi vedete acconciata così perché questa è la mia acconciatura notturna. Nel senso che io lavo i capelli, ieri mi sono lavata i capelli, non li asciugo più col phon d'estate. Il phon va in pensione, lo mando proprio in pensione, non ci penso minimamente ad asciugarmi i capelli con il phon, quindi li ho asciugati all'aria, però comunque prima di andare a dormire faccio sempre le trecce, di modo che la mattina io ho un capello molto liscio, e dopo vedrete, quando le scioglierò comunque, scusate, i capelli, scusate. Scusate la brutale interruzione, ma mi era preso un colpo di tosse improvviso e vabbè. E stavo dicendo appunto, la capigliatura è così scomposta, disordinata, perché proprio è come mi sono svegliata stamattina con le treccine. E vedrete appunto che daranno quell'effetto un po' da beach waves, che vanno tanto di moda adesso, però senza utilizzare né piastra né ferri, appunto perché fa caldo e io non ho voglia di usare niente di tutto ciò. Appunto, dicevamo, se sentite rumorini e quant'altro, ho tutte e due le mie bambine qui con me sveglie, una che si sta truccando parallelamente con i suoi trucchi gioco da un'altra parte e il Alice supervisore che controlla tutto. Ok, stringiamo e partiamo. Allora, qua ecco, questa è la mia make-up bag estiva praticamente e useremo tutto quello che c'è qua dentro. Partiamo dal primer occhi. Io tiro fuori così, come vedete, proprio risicata, 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 appunto perché d'estate non utilizzo niente. Allora, io utilizzo il primer di Kiko, quello pearly, esatto. Mi piace, non, a parte che appunto per i trucchi che faccio io d'estate non è che mi serva questa grande tenuta perché sono veramente, vedrete, easy. E poi comunque a me questo sinceramente non dispiace perché proprio il pearly non è che lo veda così tanto, non è proprio tutto sto pearly. Ok, e intanto io il primer agli occhi l'ho messo. Poi allora, io non utilizzo nessuna base perché d'estate è già tanto che io metta una crema idratante con fattore di protezione perché non sopporto niente, sudo, sudo e trasudo tutto. Quindi cosa faccio io? Vado soltanto a utilizzare il correttore. Col fatto che fa caldo sto cercando di utilizzare quelli a più lunga tenuta possibile e mi sto trovando molto bene con il full coverage concealer di Kiko. Questo qua nella colorazione 03 che io utilizzo scaldato sia per coprire un pochettino giusto giusto l'ombreggiatura. Mamma, guardami. Sei bellissima, dovreste vedere com'è truccata.
No, amore. Mi fai vedere. No, non ti faccio vedere. No, 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 no. Fermo, amore. No, vai, vai nell'altro specchio tu. Ok. Grazie. Ok, quindi io copro giusto. L'ombra delle occhiaie, perché fortunatamente non ho questi grossi problemi. Ok, e ne metto anche un pochino sugli occhi, ma giusto per uniformare, perché comunque questo correttore non è che, cioè sì, questo correttore, il primer non è correttivo, non corregge le discromie. Però questo devo finire, cioè ne ho altri, ma voglio finire questo, perché altrimenti, cioè, penso che me lo porterò fino a questo, bene o male, Poi vado giusto a metterne una punta, vado appunto con il correttore a correggere le mie discromie, un po' quelle che ho sul naso e soprattutto ai lati del naso, e poi un po' qua, perché io qua tendo proprio ad essere rossa, non so per quale strano motivo, ma tendo ad essere rossa, e quindi e voilà, e questo è qua. E questa è fondamentalmente la mia base. Se avessi delle magagne andrei anche a coprire quelle, però non avendole no. Come colorito va bene così, anche perché sto utilizzando comunque un autobronzante graduale, quindi questo colorito che sembra da primi soli, prime esposizioni solari, è dovuto a quello, quindi a me sta benissimo, e utilizzo appunto questi autobronzanti appunto per non dover quindi dover mettere ulteriormente altre cose sopra, appunto al viso, non sopportando nulla. Un velo di cipria, e io sto utilizzando con immenso 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 piacere questa qua di Bottega Verde, che è una cipria waterproof, quindi ancora meglio, mi tiene, oltre che a bada la lucidità, che è momentanea, però comunque me la tiene a bada comunque per tutto il giorno, mi fissa anche bene il trucco. Adesso vedete che vado a fissare solo giusto nella zona qui, perché io tutto il resto lo voglio, vedete? Cioè, fantastica, questa cipria è fantastica, infatti adesso è fissa nella mia borsa, così tap tap, quando vedo comunque che appunto per il caldo mi sto lucidando, questa è fenomenale. Ok, e la cipria è messa, e vedete che appunto ha proprio tolto immediatamente la lucidità, fantastica. Ok, dopodiché io vado direttamente a fare le sopracciglia, così ci siamo già belle che sistemate. Ok, utilizzo, vedete perché non sono abituata, comunque sto utilizzando la Eyebrow Sculpt Automatic Pencil di Kiko nella colorazione 01, la più chiara. E mi trovo benissimo. Ecco cosa ho dimenticato. Ho dimenticato la cera per fissare. Vabbè, dopo vado a prenderla. Allora, facciamo le sopracciglia. Anzi, faccio le sopracciglia e ci rivediamo. Ok,
fatte le sopracciglia, adesso vado a fissarle con la mia cera che è la Brow Wax Fixing Pencil, sempre di Kiko. Io mi trovo molto bene, me le tiene in forma veramente per tutto il giorno, anche con questo caldo, quindi. Ripetilo. E voilà, e le sopracciglia sono fatte. Dopodiché, ho già anche applicato burro cacao per avere le labbra comunque idratate. Fatto questo, vado a prendere la mia terra. Io sto utilizzando sempre, l'avevo già fatto vedere nell'altro, questa vecchia versione della Sun Club di Essence. Non andrà mai alla fine, vedete che sì, è consumata, però finirà mai. E faccio proprio un leggero, giusto per uniformare, comunque dare risalto a quello che ho già un po' come colorito mio di base, proprio per dare. Vedete, quindi vado proprio a mettermelo a mo' di finta abbronzatura. Vedete che risalta un pochino. Poi, sempre con questo pennello, lo schiaccio poco poco, prendo solo un pochino di terra e vado a passarla qua, un po' appunto per enfatizzare la mia piega dell'occhio che ho appunto naturalmente. Faccio proprio così, sia da una parte che dall'altra. Che così appunto mi riprende il colorito. Poi prendo il mio pennello da blush e metto il blush. Metto sempre di Kiko, metto questo blush che non so più se è in gamma oppure no, però comunque io ve lo faccio vedere. Però è abbastanza conosciuto perché è risaputo come dupe del blush Orgasm di NARS, almeno io l'avevo preso per questo motivo ed è il 103 ed è questo bellissimo, se lo apro, questo bellissimo colore che non so se si vede, è un corallo però brillantinato, bello, adesso io provo a farlo uno swatch, si vede, polveroso però. È un corallo con comunque delle perlescenze, mi piace da morire, vabbè, ma il NARS è straconosciuto, quindi insomma non è che. Quindi lo puccio e lo metto. Quindi vedete che non è niente di. Per ora è un trucco veramente molto banale. Chiaro, io sto saltando dei passaggi perché fortunatamente non ne ho. A parte che. C'è una magagnetta là che dopo questo è un attimo a coprirlo con il visto. Ma questa magagnetta non l'avevo vista. Quindi, come vedete, non è veramente niente di. Cioè, molto, molto semplice, però. A parte che sembra. Ne ho messo una montagna di blush. Allora, vado magari un attimino a stemperarlo con la cipria. Ok,
io qua vedo una cosa, di lì ne vedo un'altra. Sempre con lo stesso pennello, faccio praticamente un po' quello che ho fatto prima per la terra, vado a richiamare il blush anche sugli occhi, così do ancora più un richiamo appunto al tutto e rendo più armonico. Ripeto, sembra una bombardata di cose, ma alla fine è naturale. E da ultimo, giusto per definire il tutto, una riga di eyeliner. Io mi sto trovando benissimo con questo qua della Sien, che ho comprato qualche mese fa, era un'edizione limitata, ma è fantastico. Io l'ho preso nella colorazione marrone, sì, infatti, eyeliner brown della Sien, ma è veramente ottimo. Ottimo il pennellino, non so come lo faccio vedere. Quindi molto 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 sottile, ma poi dura tutto il giorno, cioè lo dovete struccare poi la sera. Metto l'eyeliner e torno. Ed ecco fatto, messa la riga di eyeliner, proprio una cosa molto veloce. D'estate mi piace appunto utilizzare l'eyeliner, è veloce, poi questo veramente è semplicissimo da utilizzare, mi piace tantissimo. Ok, piego le ciglia. Metto il mascara e il mascara che sto utilizzando è questa mini taglia del Better Than Sex di Too Faced, che mi sta piacendo, devo dire. Ne ho sentito, cioè se ne sente parlare sempre tantissimo, ma a ragion veduta, è veramente un bel mascara. Metto il mascara e ci vediamo. Ok, messo. Chiaramente mi sono sporcata la palpebra, ma quello capita sempre, tanto il mio fido cotton fioc, aspetto un attimo che si asciughi, dopodiché vado a rimuovere. Quindi gli occhi sono fatti, le guance sono fatte, tutto fatto, l'ultima cosa, rossetto. Tolgo solo con una velina l'eccesso magari di puro cacao. Però si era praticamente già assorbito tutto. Allora, come rossetto utilizzo questa combo, la matita pastello amore, sì, in colorazione amore pink, e questa mini taglia del matitoni, di uno dei matitoni della NARS in colorazione dolce vita, che ho acquistato da Sephora in un mini kit da due. C'era questo e un'altra colorazione, Coelia mi sembra che si chiami. L'altra colorazione era un rosso appunto un color rosso classico. Io non lo conosco molto, conoscevo più questa. Comunque, faccio il bordo e metto il rossetto. Vabbè, molto molto naturale, assolutamente. E veniamo appunto al mio amato, adorato rossetto. Anche perché sono proprio lo stesso colore, stanno benissimo. Poi è proprio cremoso, bello, piace tantissimo. Ok, e questo è tutto. Proprio se voglio dare un tocco, e visto che l'ho portato, ce lo do. Ah, no,
Due cose ho dimenticato. Mica ho finito. Metto un po' di matita sotto il sopracciglio, giusto così per dare un po' di luce, ma proprio poca poca. Che cosa avevo dimenticato? Conviene sempre avere tutto qua dentro, almeno così uno, dentro una pochettina, almeno così uno non si perde nessuno step. E poi, sempre con lo stesso colore, vado un pochino qui nell'angolo, appunto, interno dell'occhio per dare un po' di luce, più nel cerchietto lacrimale. Soffice, sì. Ok, poi proprio da ultimo step, un po' di illuminante. Io sto usando il Copacabana di NARS, proprio una cosa lieve lieve. Prendo con il dito, lo metto sullo zigomo, vedete, proprio una cosa lieve lieve, e lo metto anche. Perché se è modulato è proprio carino, mi piace l'effetto. Ok, e come ultimo, quello che vi dicevo è un po' di fissante, questo qua è di MAC, proprio così siamo sicuri che non si scioglie più niente. Come vedete, questo è il trucco, mi avvicino. Una cosa molto naturale, portabilissima da tutti i giorni, che indipendentemente da ciò che vi mettete, secondo me va sempre bene. Sciogliamo i capelli, quindi mi finisco di preparare con voi, quindi ho tolto gli elastici, sciolgo le trecce, e adesso verrà una schifezza, probabilmente. Dai. E questo è quanto. Ok, poi ho messo questo paio di orecchini di Chanel. Ho una camicia, ve la faccio vedere se... Ah, con i miei potenti mezzi. Aspettate, mi sposto solo la sedia. Scusate il rumore. Ho questa camicetta verde, un bel verde brillante. Sotto ho un paio di pantaloni neri, un paio di scarpe basse aperte perché col caldo che fa. Come appunto accessori, vi ho detto appunto gli orecchini. Ho questa collana appunto dorata che richiama il dorato della cernierina che c'è qua davanti. Ho un top barra reggiseno in evidenza, ma è più top che reggiseno. Come accessori mani ho questo anello. Non ho bracciali, non niente, non metto nient'altro perché con il caldo non sopporto nulla. Ultima cosa, come profumo, se non neanche farlo apposta, intonato anche con la camicetta, ho questo, metterò questo qua, che è il Vaniglia Vervain di Elan, che mi piace da morire. Diciamo che è veramente uno dei profumi che sto utilizzando di più in questo periodo. È una vaniglia molto 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 particolare, mi piace tantissimo. Io non ve la so descrivere, però non è la solita vaniglia scontata. È una vaniglia speziata ma fresca, quindi se avete l'occasione andatelo ad annusare perché è buonissimo, quindi io me lo spruzzo. E boh, e questo è tutto. Spero che vi sia piaciuto.
spero di avervi dato qualche spunto, così qualche idea, e io prendo le mie bambine e vado a fare delle commissioni. Ciao!